Buongiorno a tutti, saluto tutti gli amici che mi conoscono e soprattutto quelli che mi stanno per conoscere, perché ormai tanti mi conoscono per i karaoke nelle piazze, ma non sono solo questo, per cui il video di oggi vuole spiegare un po' delle novità che ho in serbo per voi. Negli anni ho organizzato molti eventi e poi avevo deciso di darmi un po' una pausa, ma quest'anno ho ripreso questo tipo di attività e voglio segnalarvi che da adesso in avanti chi volesse organizzare un certo tipo di evento può mettersi in contatto con me. Tanto per spiegarvi un po' le cose, stiamo parlando ad esempio di strutture che sono portate per medio e grosse organizzazioni, stiamo parlando, non so, del calcio balilla umano, per farvi un esempio, questo gioco dove potete entrare dentro questo calcio balilla umano e giocare due squadre contro un'altra squadra, insomma, possono giocare e divertirsi. Abbiamo anche il cinema 7D, sai che a Lugano esistono questi cinema, qua possiamo averlo qua in casa nostra durante una serata, un evento in piazza, qualsiasi cosa di questo genere. Insomma, tanto per farvi un altro esempio, abbiamo la realtà virtuale, che a me piace molto, in cui ti metti la maschera e entri dentro questo casco, ti metti questo casco virtuale e entri dentro il mondo virtuale, molto molto simpatico e divertente. Senza poi parlare di tutte quelle strutture che bene o male si conoscono, no? Che sono i trenini per i bambini, o abbiamo per esempio questi castelli gonfiabili di grandi dimensioni, o anche cose di questo genere. Chi volesse, per un addio al celibato, fare qualcosa di particolare, abbiamo anche quello, abbiamo a disposizione una barca a vela, insomma ci sono tante tante cose. Senza poi parlare di tutti gli artisti internazionali, nazionali, italiani, da Pucci a qualsiasi personaggio, noi siamo in grado di far questo. Per cui chi volesse organizzare un evento in Ticino, o anche solo il mio karaoke, non è un problema, possiamo fare una cosa simpatica dove si canta e si fanno delle serate carine, potete mettervi in contatto con me. Un saluto, grazie mille da Jimmy Smeraldi, buona giornata, ciao, take care. I'm going to go to the hospital.